SIGEP 2018, sembreremmo quasi tre amici al bar, ne manca un quarto per il titolo della canzone. Siamo allo stand di Granulati Italia e General Fruit e ci troviamo in compagnia di Maurizio Pinfildi, il responsabile commerciale, e Giuseppe Lokis, il presidente di General Fruit e del gruppo Lokis. Io posso dire che attraverso, sì, insomma, il cameraman ci ha beccati perché ha detto inizio subito. Noi in realtà stavamo gustando uno dei buonissimi cocktail che ha preparato il barman, che è il campione del mondo dell'Ibis. Beh, amici, intanto io, per non perdere tempo, mi rivolgo a Maurizio Pinfildi e dico: Maurizio, bentornato dinanzi alle telecamere di Oreca TV.it. È passato un anno dal nostro ultimo incontro, che cosa è accaduto in questi 12 mesi? In ogni caso, buonasera a tutti quanti, agli amici di Veng TV. Siamo invecchiati in ogni caso di un anno. Siamo qui finalmente nuovamente al SIGEP 2018, che quest'anno il gruppo si è presentato in maniera ancora più massiccia, con la presenza notevole della General Fruit qui dietro di noi. Abbiamo fatto un anno veramente splendido, tutto il gruppo ha raggiunto fortunatamente gli obiettivi che si era preposto e con quest'anno, diciamo, vogliamo ripetere i successi dell'anno scorso. Siamo felici di essere nuovamente qua con te, ti ringraziamo sempre per la tua disponibilità. Tra poco passeremo la palla al famoso presidente. Oggi siamo anche felici, beh, cose nostre sportive non le diciamo qui perché non interessano. E comunque abbiamo presentato qui in fiera due grandi novità. La prima novità che voglio dire è che abbiamo presentato una gamma di topping che si chiamano Glitti, che sono brillantinati, che vanno veramente una cosa innovativa, che dà un tocco di classe per qualsiasi prodotto di dessert ed altro, e quest'anno ci stiamo presentando con questo. Più, tu sai, i nostri prodotti di base quali sono, oltre il ginseng eccetera eccetera, abbiamo anche fatto una nuova base di granita siciliana ripercorrendo le antiche ricette, quindi una granita molto più pastosa che presentiamo ai nostri clienti per quest'anno. Non mi voglio dilungare perché ci sono cose ben più importanti che il nostro amico Lokis deve dire con noi. Grazie ancora di essere qui quest'anno e passiamo la palla al signor Lokis, grazie. È il campione del mondo di simpatia, Maurizio Pinfildi, oltre a essere un bravissimo venditore e allietarci sempre con la sua genuinità. Grazie Maurizio, resta qui con noi perché nel frattempo abbiamo la possibilità di fare due chiacchiere, non una sola, rispetto alla nascita, allo sviluppo e alla storia più che secolare del gruppo Lokis. Giuseppe, sì. Benvenuto dinanzi ai microfoni e alle grazie, telecamere di Oreca TV. Buonasera, grazie. È una storia, la mia storia, una storia lunga che nasce all'inizio del secolo con il bisnonno, con la produzione di vini, poi di distillati, prodotti che poi ha lasciato al nonno e al papà. Il papà negli anni 80 ha smesso completamente la parte alcolica, introducendo tutto quello che è la gamma di prodotti analcolici, bevande analcoliche, tant'è che General Fruit oggi è leader nella produzione di semilavorati per il settore professionale, di semilavorati liquidi per la produzione di svariate bevande. Sono tante quelle che producete? Sono tante, diciamo, passiamo da preparati per cocktail a quello che è tutto il mondo hotellerie, succo, breakfast. Siamo leader in questi due settori con quote che vanno dal 60 all'80% in base ai prodotti. E ecco, questo è. Nel frattempo, diciamo che ci sono aggiunte nel gruppo a partire dall'anno 2000, abbiamo costituito una società per la distribuzione di questi prodotti, che è una società oggi leader nel mercato, diciamo, canale bar, che è Natfood. E tre anni fa abbiamo acquisito anche una
tengo sempre a dire una cugina di Natfood che è Sirea, la quale distribuisce in esclusiva il marchio del Monte in Italia. Marchio del Monte che viene prodotto con prodotti sempre di produzione General Fruit. Quindi il nostro è un gruppo integrato dove diciamo che attraverso la rete vendita di queste due società giornalmente ci fanno studiare e sviluppare prodotti nuovi che poi diciamo che le due industrie talvolta vendono anche a concorrenze di Natfood e Sirea. Io direi che non finisce qui, perché nel frattempo il gruppo Lokis è presente all'interno di Granulati Italia. È presente in Granulati Italia, anche qui è una storia che inizia negli anni 2000, una forte collaborazione con la famiglia Nesta, e diciamo che proprio alla fine del 2017 con la famiglia Nesta abbiamo costituito questa holding che detiene le due industrie produttive. Ora il gruppo proprio nel 2017 ha raggiunto dei risultati molto importanti, perché abbiamo superato quello che era per noi un traguardo, che erano i famosi 100 milioni di euro. Vediamo un grosso e ancora una grossa importante crescita, in particolar modo verso il mercato estero, tant'è che abbiamo assieme alla famiglia Nesta creato una nuova linea di prodotti per presentarci alla caffetteria di carattere mondiale. Questa nuova linea prende il nome proprio da mio bisnonno, che è la linea Naturera Polot 1882, data della sua nascita, insomma. 140 anni e più di storia. 140 anni, sì, speriamo, siamo alla quinta, ormai la quinta generazione, io sono la quarta, ma c'è già attivo mio figlio che si sta diciamo adoperando per sviluppare tutto quello che è l'immagine di questa nuova linea. Beh, diciamo allora che il tuo bisnonno può essere più che orgoglioso dei traguardi raggiunti, anche se non sono ancora terminati, perché ce ne saranno ancora, poiché con il brand Polot 1882 avete un altro ambizioso obiettivo. Ambizioso obiettivo, che è quello in 5 anni di raggiungere i 150 milioni di euro di fatturato, sì. Sostenibile, perché in 5 anni... Sostenibile, noi arriviamo da crescite, diciamo, sul territorio italiano negli ultimi 5 anni, con delle crescite che vanno dal 10 al 15% annualmente, e quindi sostenere che i prossimi 5 anni avremo un'ulteriore crescita di un 50% rispetto al fatturato 2017 mi pare molto molto raggiungibile, un obiettivo raggiungibilissimo. Io vorrei fare altre 10, 15, 25, 44 domande a Giuseppe Lokis, ma i tempi sono molto brevi. E allora, proprio perché c'è tanto su cui andare a discutere, rimando la nostra conversazione sulla rivista Horeca Magazine, che vedrà la luce nell'estate di quest'anno, del 2018, con un'intervista strutturata dove spiegheremo nei dettagli come è nato questo gruppo, come si è sviluppato, cosa rappresenta oggi e quali sono gli obiettivi futuri. Grazie Giuseppe, resta qui con noi, perché... Grazie a te e sicuramente faremo questa intervista. Molto grazie. Bene, molto Salutiamo bene. A tutti. E allora... Grazie di essere venuti quest'anno, vi aspettiamo allo stand Granulati Italia, padiglione C3. Sì. Anche perché... Ecco, perché il gruppo qui è molto ben presente e strutturato, con più corner dedicati alle iniziative e le aziende che voi mandate avanti. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Non andate via, noi continuiamo dopo aver bevuto un cocktail per celebrare la presenza dell'azienda, del gruppo Lokis, qui a SIGEP 2018.